Signore e signori, bentornati su Briciole di Storia. E qualcosa è cambiato, nel senso, come potete benissimo vedere. Buonasera, professore. Buonasera, come devo chiamarla? Devo chiamarla signor regista? Devo chiamarla operatore una volta ero. Sì, ma poi la cameraman. Carriera sfolgorante, dopo i successi del canale, ti ha portato a salire una serie di gradini incredibili, da semplice cameraman fino a regista e quasi coproduttore. Coproduttore. Sì. Quindi un po' un Mike Buongiorno che si interessa anche del suo programma. Sì, chiediamo scusa subito per queste parole, assolutamente. va bene, facciamo così. Allora, perché siamo qui? Allora, siamo qui prima cosa, secondo me, per ringraziare dei 1500 iscritti, che per un canale di questo tipo, che non fa gameplay, che si occupa di cose noiose, sono come già... noiose? Ma cosa stai dicendo? A volte, abbiamo fatto delle cose che non erano proprio, come dire, vabbè, noi ci divertiamo, ecco, siamo qui per ringraziare e ricordare e fare delle storie di Briciole di Storia, nel senso, per chi non avesse mai seguito il canale, raccontiamo un po' come è nato il programma e poi in futuro, subito dopo, cosa succederà in futuro. Quanti stanno cambiando canale, spegnendo, girando e dedicandosi ad altro dopo questa premessa? Pochi, perché pochi si erano collegati e quindi pochi anche rinunciano. Comunque, sì, l'idea è, dobbiamo dire la verità, il lockdown ci costringe anche a inventarci qualcosa di nuovo. E d'altra parte è vero quello che diceva il mio vice, che siamo arrivati a 1500 iscritti, che è una soddisfazione inaspettata, assolutamente, che non aspettavamo. E quindi sì, anche per... riassumiamo come siamo arrivati fino a qui. Sì, diciamo che nel lontano 2018... Allora, ho guardato, anzi facciamolo vedere a tutti gli altri, condivido per un attimo il tutto, non lo condivido più perché nel frattempo si è perso, ma io posso fare così lo facciamo dopo. Noi abbiamo cominciato a pubblicare il 13 gennaio del 2016. Ah, 2016 addirittura, sono 5 anni. Gennaio del 2016, infatti i nostri video sono tutti 4 anni. Cavolo, non pensavo così. E tra poco ne compieranno 5, i più antichi, i più vecchi. E ti ricordi anche quanti video sono, più o meno? 400? Più di 500. Sicuramente più di 500. 500 e ed è nato, non lo so neanche io perché, per gioco, no, in realtà non era un gioco, era un voler fare qualcosa che desse valore a ciò che noi reputavamo avesse un valore storico, affettivo, anche se di piccolo, nel senso un piccolo oggetto che poteva aver fatto la nostra storia o la storia di qualcuno. Il primo oggetto in assoluto era il giocatore di biliardo, se non sbaglio. Sì. In pratica erano o oggetti di amici, o oggetti di parenti, o oggetti personali, o oggetti di cantina, che poi è la stessa cosa, o la voglia di fare un museino. L'idea di fare un museino era stata anche percorsa con difficoltà mostruose, perché devi riempirlo di cose, aprirlo, avere un edificio dedicato, custodito, riscaldato, naturalmente la cosa è follemente impossibile, mentre un museo virtuale è molto più fattibile. E in questo caso c'è tutto. E basandoci più che altro, ovviamente non potendo portare una pistola della Seconda Guerra Mondiale o un quadro del 600 fiammingo, su quelle cose che comunque ci danno emozione. Quando in cantina ritrovi quell'apri bottiglia, quel portatovagliolo che usavi quando avevi 8 anni, sinceramente l'emozione che ti provoca è superiore a vedere forse la spada di Alessandro Magno, perché è una cosa tua. Assolutamente no, ma... Però dai, qualcosa di simile. Perché in quel momento hai un sussulto, ti senti comunque rievocare un ricordo interiore. E abbiamo detto, perché tante persone hanno provato questa emozione con i loro oggetti, magari
riusciamo a provocare un sorriso, un ricordo o qualcosa. Certo, perché una parte degli oggetti hanno, come dire, una memoria storica vivente, nel senso che risalgono agli anni 60, 70, 50, quindi la gente che li rivede si ricorda, ah, ce l'avevo anche mio qui, mio lì, e allora si ritrovano. Altri invece sono più vecchi, sono della Prima Guerra Mondiale o degli anni precedenti, quindi non c'è più nessuno di vivente che possa riconoscerli, hanno un maggior valore storico, ma proprio per questo sono un po' più complicati e difficili da incontrare, ecco. Esatto, ma per questo poi il canale si è evoluto anche, oltre a quello, anche a fossili, insomma tutto ciò che poteva essere qualcosa che generasse un ricordo del passato, e quindi di un passato remoto, o di un passato ancora più remoto. Rimanendo sempre con un piede però nel vintage e nel vissuto delle persone, quindi andando avanti ovviamente ci saranno anche cose che a noi risulteranno più recenti, ma che per ragazzi che ora giovani non sono, sono giovani ora, magari cominceranno a essere dei ricordi anche per loro. Ho qui sotto mano e in più, scusa, anche cose che tra virgolette simulano il passato. Noi non possiamo avere tutto. Per esempio, arriverà a breve, immagino lo faremo adesso quando ci potremo vedere, del Titanic. Abbiamo delle props, delle ricostruzioni di documenti dell'epoca. I documenti originali non potremo mai averli, però il mercoledì, come avete notato, possiamo fare questo sforzo, andare a cercare delle cose che raccontano una storia attraverso cose non antiche per forza. Come corrige il giovedì che intendi? Il giovedì è la giornata degli esperimenti. Degli esperimenti, sì. Qui consultando il mio consultando, funziona ancora, perché non funziona più? Aspettate un attimo, funzionava. Eccolo qua. Sto guardando i video che sono usciti in tutti questi anni e volevo giocare a commuoverti ricordandoti qualche cosa di più o meno spettacolare, questo dipende. Ho anche le cuffie, quindi mi può fare la domanda. Sì. Prego, proceda. Addirittura la domanda, no. Sì, la 2, la busta numero 2, allora, grazie. Vado sul sicuro, so che è una cosa che ti è piaciuta. Il sacchetto di polietilene dell'Esselunga degli anni 80. E quindi, lì è spettacolo. Lì è spettacolo, stata una cosa puro, quasi grandiosa. Con... Ma quello che dico sempre, bicioli di storia, è quel sacchetto. Cioè, un sacchetto dell'Esselunga degli anni 80 lo hanno usato milioni di persone, che si ricordano di quel sacchetto di plastica pesante che reggeva un'anguria per quanto era solido, ma nessuno ce l'ha. Noi ce l'abbiamo e l'abbiamo fissato nel tempo. E questa è la cosa bella. Chiunque si ricordi di quel sacchetto, si ricorda grazie a noi. Non credo che esista un canale in Italia che abbia fatto un sacchetto dell'Esselunga. E sembra risibile, ma io lo faccio come vanto, lo dico come vanto. Va bene, va benissimo, risposta esatta, anche se... Ma sono capaci tutti di avere un elmetto militare, abbiamo avuto anche noi, ma un sacchetto dell'Esselunga degli anni 80, ma stai scherzando? Affermiamolo con massimo... Ma è vero, assolutamente. Mentre il ferro da stiro degli anni 60, senza nessuna regolazione di nessun tipo, e il manico in legno, anche quello... Mi ricordo che ti lamentavi perché pesava 2 chili e non è mica colpa mia se lo facevano così. Uno dei video che ci ha dato la spinta, non ci saremmo fermati comunque, perché lo scopo è quello di divertirsi, perché se non ci divertissimo non andremmo avanti, non saremmo in grado di portare avanti un canale così impegnativo con 3 video a settimana. Il divertimento è alla base. È quello delle siringhe, che ci ha fatto capire che lì forse qualcuno era interessato a quello che facevamo, perché è arrivato a quanto? 20.000, 25.000? 32.000 visualizzazioni. 32.000 visualizzazioni. Cavalli di battaglia. Non si vedono gli occhi del professore, ma si sente il terrore per quegli aghi giganteschi. È chiaro che se fai delle cose horror incontri poi il gusto delle persone. Ecco, tengo a precisare una cosa. Alcuni di quei video sono fatti ovviamente 5 anni fa con fotocamere, videocamere con una risoluzione molto più bassa di quella che c'è adesso. Quindi alcuni di quei video, quelli di cui abbiamo a disposizione gli oggetti, probabilmente verranno anche rifatti. Tipo il giocatore di biliardo, è stato il primo video ed è un pezzo veramente bello.
merita di essere rigirato, perché se andate a guardarlo il video ondeggia, perché c'era lo stabilizzatore della videocamera di vecchia generazione. Sembra che siamo poco professionali, non dire queste cose. No, sono passati 5 anni. Eravamo poco professionali adesso invece. Ma no, eravamo professionali per l'epoca, andavamo a 720, anzi a 480, ora siamo a 1080 in HD, non vedo perché non rifare i video che comunque hanno dei pezzi veramente importanti. Si tratta di ricontattare le persone che ti avevano prestati, e sperare che ce lo esatto. Lo ripetiamo e glielo ridiamo. Quasi esatto. Sempre ormai con la massima cura, qualche volta qualche piccola dimenticanza, ma vabbè, sorvoliamo su queste cose. Ma io ti ricordo anche quando ho realizzato un piccolo sogno di bambino e abbiamo fatto vedere le biglie di vetro, ti ricordi? Mi ricordo che hai fatto una cosa anche lì abbastanza atroce da film dell'horror. Rompendone anche una, cioè fantastico, per vedere com'era dentro, cioè polvere è diventata, questo me lo ricordo perfettamente. Però ho provato è andato molto bene. Uno dei primi video di successo. E mi ricordo dove l'hai pescato. L'hai pescato intorno all'1 del pomeriggio, in un cassetto, si può anche dire, da tua mamma. Hai preso questo insignificante, ridicola sciocchezza, che era un ovetto Kinder del 1983. È vero. E io ti ho detto, ma lascia perdere, non vale la pena. Con dentro la sorpresina, va bene, se proprio vuoi farla, facciamola. Ricordi se ti dico di no, ci tiene tanto. 4.781 visualizzazioni, che per altri canali sarebbero pochi, ma per noi sono un semisuccesso. Che voi non lo sapete, ma lo sto gioco è decidere che il sabato vanno i video un po' più importanti. Il martedì vanno quelli un po' meno importanti, o il cartaceo di cui abbiamo tanta roba, e il giovedì gli esperimenti. Solo che spesso noi sbagliamo, perché ci affidiamo a degli oggetti, un dente di mosasauro, chissà che bellezza, arriva da milioni di anni fa, e ti fa pochissime visualizzazioni. Poi metti un appendiabiti e ti fa il botto di visualizzazioni che non ti aspettavi. No, l'appendiabiti no, però alcuni video ci hanno veramente stupito, perché alla fine siete voi a scegliere quello che vi piace e quali sono i vostri ricordi, ovviamente. Però noi ci siamo sempre divertiti, anche il Lego, quello lunghissimo in cui abbiamo montato tutta la villetta, che poi l'abbiamo fatta 2 volte, perché non si riusciva a finirla, abbiamo dovuto rifare tutto il video da capo, mi ricordo. Fantastico, mezz'ora buttata via, sì. E mi viene da piangere, cioè, un vinile autentico dell'europeo, inevitabilmente degli anni, fine anni 60, con le registrazioni autentiche degli astronauti che andavano sulla Luna. E non ha avuto molto successo. Doppiamente storico, perché c'è lo sbarco sulla Luna e c'è l'europeo che lo pubblicava. E avremmo fatto 100.000 visualizzazioni? No, 100. La gente non ha apprezzato come, secondo me, meritava. Poi, come il TV Sorrise Canzoni col drive-in. Quello ha fatto un bel numero, mi pare, 10.000, sì, 12.000, le parti. Qualcosa del genere. Invece, e lì sono i nostri dubbi. Poi capisco i gettoni telefonici, quelli hanno proprio segnato un'epoca, e lì abbiamo avuto buoni riscontri, come sul Pippo della Lines. Addirittura siamo stati contattati da qualcuno che ha collaborato e partecipato alla realizzazione di quegli spot e di quel personaggio, e sono soddisfazioni. Come anche alcuni video su zone specifiche, tipo su Metanopoli, sono andati molto bene. Di solito sono inaspettato, guarda, non posso dire niente, inaspettato. È sempre allora, inaspettata questa cosa. Chiariamo però che noi siamo dei grandi esperti. No, non siamo dei grandi esperti. Però ognuno di noi due ha dei settori dove tenta di fare qualcosa. Ovviamente io nel giocattolo, retro, vintage, fumetto, televisione, spettacolo, informazione, riesco a essere abbastanza competente. Lei, professore, ha tutto un altro settore, diciamo, che è più quello storico. Tentare di fare qualcosa di storia studiandolo prima. Oppure qualcosa di auto, oppure qualcosa di aeroplani, più o meno d'epoca, circa d'epoca. Però rimanendo sempre, sfiorando la superficie, nel senso, noi tentiamo di dare uno spunto di partenza su... Sì, perché... per poi dare la possibilità di approfondire, nel senso, non riusciamo su ogni video ad essere
perfettamente competenti su tutto. Noi viviamo più l'emozione dell'oggetto e della storia che ci racconta. Essere sul pezzo, gli errori l'avete visto, li facciamo anche noi, come quando invece vi chiediamo aiuto per cercare di capire che cos'è un oggetto, perché alcuni sono veramente oggetti misteriosi. Stavo guardando il portatimbri, che poverino meritava di più, ma fa niente. Alcuni meritano veramente di più e alcuni che meritavano poco sono schizzati alle stelle in maniera inaspettata. Tornando alla nostra esperienza, c'è una cosa in cui siamo insuperabili, ormai abbiamo imparato. Noi riusciamo ad andare in un mercatino dell'usato, in una bancarella, e in mezzo a chili di spazzatura o di oggetti che costano follemente, a trovare degli oggetti che costano un prezzo tra 1 e 3 euro e capirne il valore storico. E che evocano qualcosa, anche fosse solo un'emozione, sì. Dopodiché, ripeto, gli esperti sono altri, e per essere esperti devi essere concentrato anche su un determinato settore. Infatti ci scrivono spesso, lo vedete sotto i video, veri esperti che ci suggeriscono modifiche al video o ci danno delle indicazioni, e li ringraziamo sempre quando sono gentili nei loro commenti. Noi siamo un po' tuttologi, quindi allargando molto lo spettro non riusciamo a essere perfetti, diciamo, in ogni settore che trattiamo, però non possiamo non parlare di una cosa che noi provoca emozione. Poi ci sono i gruppi su Facebook che sono specializzatissimi, al contrario di quello che facciamo noi, e che hanno un'esperienza, una conoscenza, vuoi di automobili, vuoi di macchine fotografiche, vuoi di oggetti storici, militari, e sono, poi ci dicono la marca, ci dicono il marchio, ci dicono la serie, ci dicono in che settore del fronte veniva utilizzato, e noi possiamo solo inchinare perché... Certo, ma ecco, se noi troviamo una macchina soffietto, come abbiamo fatto, stare a studiare per preparare il video su una macchina soffietto è veramente complesso. O le cose le sai o ci giri intorno, dai una, come dire, una prima passata di informazione, e poi se uno interessa approfondisce. Se si parla, per dire, di giocattoli, Masters of the Universe, è ovvio che si può andare a vedere la differenza di testa da Taiwan ad Hong Kong, o la plastica utilizzata, perché è un settore che conosco, o di fumetti o di altro. Ovviamente tutto non si può sapere, però non possiamo, se ti trovi quella macchina o un Viewmaster, non puoi non farlo vedere, assolutamente. Anche perché poi le cose si perdono, vanno distrutte. Noi invece le fermiamo nel tempo in questo museo virtuale che alla fine è diventato Bricioli Storie. Sto sfogliando sempre. Mi chiedevo come mai questa grammatica francese, pur del 1895, che è un anno significativamente indietro, però non ha avuto un successo travolgente. Come mai non ci sono migliaia e migliaia di persone che non accorrono a sfogliare tutto il video? Allora, non lo so. Però questo apre comunque un capitolo. Quando pubblichiamo delle cose, abbiamo pubblicato anche qualcosa del 1400, se non sbaglio, che ci hanno prestato e che ha avuto tipo 115 visualizzazioni. Sì, e poi pubblichiamo un grimaldello, cioè un trapano a manovella, e se ne fa 3000. Quindi che cosa vuoi farci? Siete voi a comandare, voi che ci seguite. Ovviamente, beh, c'è da dire che lì si tratta di ricordi. Persone vive del 1400 non ce ne sono molte in giro. Le persone che invece ricordano quello che hanno vissuto, quindi gli anni 60, 70, sono molte di più. E quindi il ricordo è più vivo, assolutamente. Però noi facciamo tutto come avete visto. E se posso aggiungere, da adesso in poi probabilmente stiamo valutando se far nascere questa rubrica che sarà un po' parliamo... chiacchieriamo di qualcosa per condividere un po' i nostri interessi e non farlo più limitati da un oggetto, ma potendo spaziare un po' di più, cioè facendo una chiacchierata, facendoci vedere, ovviamente che non si possono vedere solo le manine che si muovono, ma facendo vedere le nostre facce, e fare delle chiacchierate su argomenti specifici o un po' più allargati, ecco. Se vogliamo già anticipare il prossimo, non so se te la senti di garantirlo, potrebbe perché essere... Perché dovrei garantirlo? Forse può darsi, facciamo una garanzia, forse può darsi. Parleremo di automobili, ecco, parleremo di automobili. Sì, ma in una chiave briciol di storiana, nel senso non... Cioè,
lei con competenza e io assolutamente senza competenza. Non così, questo magari anche, ma non così, a parte la mia competenza un po' così strana, ma le automobili non sono soltanto una questione tecnica col motore, le ruote, il cambio, il differenziale, per carità, tutte cose da sapere che io presa poco, ma segnano un periodo della tua vita, mentre le possiedi, fai delle cose, ti permettono di fare delle cose che se no non potresti fare e sono collegate a delle esperienze sia positive che negative. E quindi certo. Le usi quasi tutti i giorni o le potresti usare quasi tutti i giorni e quindi è quasi un periodo della tua, il periodo della vita in cui io avevo la Fiesta, ho fatto quelle cose lì e quelle cose lì. Poi questo periodo è terminato e ne comincia un altro. Non è che siano così fondamentali, però quasi. E poi quindi sì, c'è dentro sempre anche l'emozione. Cioè negli oggetti che facciamo vedere tentiamo di far percepire anche quel tipo di emozione che possiamo aver provato noi appunto avendo usato un oggetto o può aver dato in quel determinato periodo, non solo una scheda tecnica, anche perché forse non saremo neanche in grado. Esatto. E quindi quello che abbiamo, il nostro vissuto ci piace, ma ci piace anche il vostro vissuto. A volte, mi scuso, ci scusiamo, non sempre siamo in grado di rispondere o di mettere un like a tutti i messaggi, perché ci sono dei periodi in cui sono veramente tanti e vi ringraziamo. E in altri casi tentiamo di rispondere ringraziando per quello che, ma comunque li leggiamo tutti e ci fa sempre piacere sentire il vostro vissuto. Anch'io ho avuto quella macchina. Io avevo un trita tu ghiaccio uguale, anch'io avevo quel sifone del Sels e mi ricordo che ho bagnato tutti ad una festa, perché il vostro messaggio entra a far parte di questo piccolo museo virtuale insieme al video e all'oggetto. Quindi anche voi rendete unico quell'oggetto col vostro ricordo. Ci siamo dimenticati solo in parte un ringraziamento a tutte quelle persone che ci prestano gli oggetti, che ci rincorrono qualche volta per prestarci gli oggetti. E ce li lanciano dietro, proprio ce li lanciano. No, non così tanto. La maggior parte... È vero che ci è capitato la scenetta ormai non tanto inconsueta, in cui noi diciamo a qualcuno, ah che bella quella cosa lì, e lui ci risponde, sicuro? Stavo per buttarlo via, veramente. E no, non buttarlo via. E loro ce lo regalano, quello ce lo regalano, basta di non rivederlo più, fai quello che vuoi, tienilo, basta che non... Infatti il problema è che a volte poi purtroppo vanno buttati comunque, perché alcuni sono specie di quasi rifiuti, che però diventano immortali con noi, altri rimangono proprio con noi e quindi adesso siamo pieni di cartacce, di oggetti inutili, di plastica, di moplen più che plastica, che comunque, ma perché poi diventando, cioè quell'appendino, dopo che gli hai realizzato un video, ne hai parlato. Scusa, ci si confonde, scusa, siccome ne abbiamo già fatti tre di appendini, tre storici appendini. Parlavo di uno a caso. Sì, ma ne arriveranno altri, sono già programmati altri appendini. Fai fatica poi a liberartene, perché è diventato quasi un pezzo del tuo museo, un pezzo di te. Tra parentesi, un domani, passerà un po' di tempo, potremmo fare anche qualcosa di fisico, cioè trovarci da qualche parte e portare degli oggetti e raccontare una storia attraverso quegli oggetti. Questa è una cosa che è un progetto che abbiamo sulla lunga distanza, magari faremo un altro video per spiegare di che cosa si tratta quando magari ci avvicineremo alla realizzazione. Lo spieghi anche a me, ma va bene. Cioè... Va bene. Ecco. Quindi io non so se hai qualcos'altro da aggiungere. Io ti posso sempre fare lo sfoglia ben, io faccio lo sfoglia ben e l'escavatrice dei Lego era bella però, il camion era bella, l'escavatrice dei Lego. Poco succede. Sì, ma perché le cartoline Liebig sono una dei peggiori video, cioè è andato malissimo, nonostante abbiano fatto la storia di un periodo, sono state famosissime, collezionatissime, qualsiasi cosa inissimo, eppure il video è andato veramente male. Però due video, uno più bello dell'altro, sulle mie magliette delle Olimpiadi di Monaco 72, non quelle autentiche, ma quelle fatte così, alla non volevo farle. Primo dalla standard, non lo so, presidente, cioè non ufficiale. Sappiate che alcuni video io non volevo fare.
Quelle erano sbiadite, te si ricorda, professore? È certo che erano sbiadite, perché il tempo le ha sbiadite. Mancavano gli aloni sotto le ascelle, poi c'era tutto. Ma che schifezza, no. Mulino Bianco, che meraviglia. Le medaglie vanno sempre male. Malissimo le medaglie, sono una cosa che noi facciamo e continuiamo a fare, ma le medaglie sono sempre andate male. Questo credo che sia quello che ha avuto meno visualizzazioni di tutti. Ed è il Guida Maglia e Uncinetto del 1984. Ma come si fa adesso, visto che ci avete seguito, per far vedere che ci avete visto, che avete visto questo video fino alla fine, perché siamo alla fine, che abbiamo superato i 20 minuti, vi andate a cercare Guida Maglia e Uncinetto del 1984, è vecchio. 1984, che è vecchio, e ve lo andate a vedere. E porca miseria, non si può non vedere un Guida Maglia e Uncinetto. Dai. Schifete, insulso. Però capisci che un domani cercheranno delle informazioni su com'erano gli anni 80 e da noi troveranno il video Guida Maglia e Uncinetto 1984. Non il Festival di Sanremo del 1984, ma il Guida Maglia e Uncinetto. Di così bassi non ce ne sono, per fortuna, perché sennò saremmo ridotti male, ma di così bassi, certo che la tua chiavetta della Simmental è lì, no, quella commosso quella, il mondo. Quella ha commosso il mondo, ma perché sono quei piccoli oggetti, quelle piccole cose che hanno segnato la storia. A trovare dei sacchetti vuoti di patatine, lì fai commuovere le persone. A trovare delle bustine di zucchero di allora, cioè a parte che c'era la zuccheriera, una zuccheriera al bar, c'era la zuccheriera, te la ricordi? Con tutti i grumi dei ciucciatini, quello che lo metteva dentro e faceva i grumi di caffè. Quando l'hanno tolta, mi ricordo le persone dicevano: no, come faccio senza la mia zuccheriera? Poi ci siamo abituati. Come il bicchiere al banco, il bicchiere al banco, mi dà un bicchiere d'acqua, tac, adesso la bottiglietta ti dà. Le zuccheriere al bar avevano i cucchiaini più lunghi, erano molto lunghi. E poi ma sai quanti sbagliavano e poi ci giravano? Oh cavolo, ho sbagliato, lo mettevano nello zucchero. E tu trovavi i grumi marroncini nella zuccheriera. Va bene, va bene, credo che sì, possiamo andare verso la conclusione. Quindi i progetti sono ancora tanti, il canale è ben avviato e viaggia. Tanti ringraziamenti a chi ci segue, se no faremo più fatica ad andare avanti. Grazie per i commenti, grazie per le condivisioni, grazie posso per i like. Posso ringraziare anche il gruppetto dei miei alunni che mi seguono con assolutamente esagerata, come si può dire, esageratamente. Partecipazione. Esagerata partecipazione. E quindi li ringrazio anch'io, perché facendo parte del canale li ringrazio anch'io. E quindi vi aspettiamo sui prossimi video di questo meraviglioso canale. Un saluto a tutti. Ciao a tutti.